Allora, io saluto tutti quanti a nome mia e a nome anche del presidente del gruppo che non è qui perché questa mattina lavoro all'ASU. Saluto a tutto quanto il direttivo e ringrazio voi per essere qui e ringrazio i vostri docenti per questo invito. Noi con le scuole abbiamo sempre un po' di difficoltà di relazione perché spesso non c'è questa bella sensibilità che il vostro professore ha dimostrato nell'invitarci qui, e dice molto bene quando dice che il software libero tutto sommato è una cosa che ormai riguarda tutti. Nel corso di questa presentazioncina, che è una chiacchierata di una mezz'oretta, vedremo come il software libero non è una roba solo per smanettoni. Il software libero è quello che fa funzionare internet, è quello che vi fa andare su Facebook, è quello che fa girare i vostri telefonini, i vostri computer, i vostri televisori, anche se non lo sapete. Adesso vediamo perché. Il software libero è una storia che ha quasi 30 anni ormai, l'anno prossimo sono 30 anni che il software libero esiste. Chi di voi ha già sentito parlare di software libero, di software open source? Infatti timidi, alzate le mani, tutti all'oscuro di tutto. Chi di voi ha già utilizzato Linux anche per sbaglio, l'ha visto da qualche parte, distribuzioni come Ubuntu, eccetera? Tu? Ubuntu, alle medie, ho fatto una presentazione. Le medie dove? Quali medie? Andrea Baggi, Open Debian. Ok. Voi pensate di non aver mai utilizzato Linux, vedrete tra poco in realtà l'avete utilizzato e come, accetto scommesse su questa cosa. Siccome però qui, come raccontava il vostro professore, però ci sono degli elettronici, ma c'è anche qualcuno che di informatica sa poco e nulla, io voglio cominciare con le basi, proprio terra terra. Che diavolo è l'informatica? Anche perché visto che siamo in una scuola è sempre bene cominciare con cose chiare. Ragazzi, che è l'informatica? Chi vuole azzardare una risposta? Panico. Tranquilli, tanto è una chiacchierata, non fate i timidi, tanto ormai siete adulti, tra un po' votati, quindi una domanda del genere. Alla fine mettiamo il voto, Chi non parla. Dai, tu che sei pratico, che cos'è l'informatica? Non perché ce l'ho con te, ma perché. Informatica, beh. Passo avanti. Altre proposte? Voi che dite? Secondo voi che cos'è l'informatica? Con che cosa ha a che fare l'informatica secondo voi? I computer. Anche. Chi è che ha detto i computer? Lei. Diciamo che un po' c'è un po' di giusto in tutte le parti. La cosa più giusta l'ha data lui. E l'informatica è la branca della matematica. Questo non si scappa. Se da grande volete fare informatici, io sono un programmatore, sono informatico, se da grande volete fare gli informatici sappiate che un po' di matematica la dovete conoscere. Non di grandissimo livello, però un po' di matematica serve, perché in effetti l'informatica è una branca delle matematiche, una delle più recenti, come tante altre, come la statistica, come tante altre. Di che si occupa l'informatica? Dell'informazione. Qua, questa è una parola pesante, che diavolo è l'informazione? L'informazione è un sacco di cose. Qui ci sono degli elettrici, sono gli elettronici qui dentro, elettrici per elettronici. Quando voi nel laboratorio di elettronica pilotate un motore, un braccio, qualche cosa con un segnale elettrico, quel segnale è un'informazione. Questa serie di cifre, di valori delle azioni del Nasdaq, di percentuali, di aumenti, eccetera, quelli sono delle informazioni. Se io vi dico 70, 70 non è un'informazione, è un dato, è un numero che io butto lì, significherà qualcosa. Se io vi dico che 70 è il numero delle persone all'interno di questa classe, quella è un'informazione. L'anagrafe del vostro comune contiene delle informazioni. Il DNA è informazione. Informazione è un sacco di cose. L'informatica si occupa di studiare informazioni. Non si occupa di computer. L'informatica con i computer ha molto poco a che fare. C'è stato un grande informatico che si chiama Edgar Dijkstra, che è quello che ha inventato un algoritmo per... Se avete presente i navigatori satellitari? I navigatori satellitari funzionano così bene grazie ad un algoritmo che ha inventato questo Dijkstra. Ed è quello che vi permette di calcolare fermo Monte Urano oppure fermo Tokyo più o meno con la stessa velocità. Ed è quello che vi permette di averli su un telefonino pochissimo potente. Questo Dijkstra una volta disse che l'informatica ha a che fare con i computer tanto quanto i telescopi con l'astronomia. L'astronomia non si fa con i telescopi. L'astronomia è lo studio delle stelle. Quando i telescopi non ci saranno più si continuerà a fare astronomia. La stessa cosa vale per i computer, per l'informatica. L'informatica è una scienza pratica, applicata, che non riguarda i computer.
I computer sono lo strumento attuale che noi utilizziamo perché sono molto veloci, sono molto potenti, ci permettono di fare un sacco di cose, ma l'informatica è qualcos'altro. L'informatica si occupa di software. Che cos'è il software? Seconda domanda. Questo è più difficile. Il programma che fa funzionare tutti i componenti del computer. Non è male come risposta. C'è una frase carina, famosa, che si dice nei corsi di computer sulla differenza tra hardware e software, che è una delle prime cose che viene spiegata in questi corsi, e dice che l'hardware è tutto quello che puoi prendere a calcio, il software è tutto quello che puoi solo dire. In effetti noi con i computer, anche noi informatici con i computer, abbiamo un rapporto che è un pochettino complicato. Odiamo come vedevamo prima. L'hardware si può prendere a calci, perché? Perché l'hardware è atomi, è materia, come? È parte solida, è roba che si tocca, questo è hardware. È roba che si può toccare, che si può vendere. Se Marco arriva e mi ruba quel computer, la proprietà di quel computer passa da me a lui. Il software è... non è materia. Il software non è il CD su cui è scritto il software, o l'hard disk su cui è scritto il software. Quello è soltanto un mezzo di trasporto. Il software è qualcosa di etereo, impalpabile, non si può toccare. Se Marco vuole toccare il software, lui può farlo senza togliermi la proprietà del software, ma lui non può copiarmi quell'hardware, o me lo ruba o glielo vendo. Come sono fatti i software allora? E cominciamo ad avvicinarci al concetto di software libero, come vedete. I software si scrivono a partire da una roba del genere, un algoritmo. Cos'è un algoritmo? La ricetta per fare i cingisgrassi, una barzelletta, le istruzioni per caricare la lavatrice, le istruzioni come queste per calcolare le radici di un'equazione di secondo grado, sono algoritmi. Fai questo, fai questo, fai questo. Ricetta per carbonara, prendi la pasta, prendi il guanciale, sopporti il guanciale, poi ce la fai. Fai il caffè, prendi la macchinetta, svita, riempi l'acqua, metti il caffè, bla bla bla. La definizione precisa per gli ingegneri è che l'algoritmo è una serie finita di passi che risolve un problema in un tempo finito. Tu fai il caffè, hai 10 step da fare, quando hai finito il caffè è pronto. Come si passa da un algoritmo ad un software? Tramite un linguaggio. Questa qui è una classica libreria di informatico che ha un sacco di libri di linguaggi di programmazione. Cosa sono i linguaggi di programmazione? Si può usare la lavagna? Come no? I linguaggi di programmazione sono un intermedio tra il linguaggio che parliamo noi e quello che parla il computer. Perché abbiamo bisogno di un intermedio? Se io scrivo questa parola, di che sto parlando? Adesso. La pesca cosa? Il frutto? O il pescatore, l'azione voi non lo sapete, metà di voi ha pensato al frutto, che è la pesca, l'altra metà ha pensato all'attività sportiva, che è la pesca. Come si risolve questo problema? Non lo risolviamo, finché io non metto l'accento lì, voi non lo saprete. Oppure finché non vi do un po' di contesto, perché se io vado a mangiare una pesca è diverso da andare a pesca. Il computer tutto questo non lo sa fare. Al computer serve un linguaggio facile da capire, senza ambiguità, un linguaggio sintetico, un linguaggio logico, un linguaggio matematico, un linguaggio dove queste non esistono queste parole ambivalenti. Sono i linguaggi di programmazione. C, C++, Python, Perl, ADA, ce ne sono tantissimi di linguaggi di programmazione. Un informatico, un programmatore è una persona che sa tradurre quell'algoritmo in un linguaggio di programmazione e per esempio fa una cosa come questa. Questo qui è un programma, è il programma che implementa quell'algoritmo che avete visto prima per fare le equazioni. Si parte da qui, si prendono i tre coefficienti, si calcola il delta, si risolve. Se il delta è minore di 0 non ci sono soluzioni, se è uguale a 0 si calcola in un certo modo, se è maggiore di 0 ci sono due soluzioni, si calcola in un altro modo. Qual è la parte più importante di questo programma? Questa qui, che non fa nulla. Quella parte lì sono due commenti, vedete questi due cancelletti qui davanti? Quelli significano, per il computer, salta completamente queste righe, ignorale e non le eseguire. Infatti sono dei commenti scritti in un linguaggio che è l'inglese, un linguaggio nostro, quello naturale, il computer non lo capisce. Che cosa c'è scritto lì dentro? C'è scritto che il programma l'ho fatto io, in quest'anno, nel 2013, e c'è scritta la licenza con la quale io distribuisco questo programma. La licenza. Che cos'è la licenza? E perché è importantissima nell'ambito del software libero e anche del software proprietario, del software che non è libero?
Quando voi andate, qual è il vostro cantante preferito? Vasco Rossi. Quando voi andate a comprare l'ultimo CD di Vasco Rossi, voi che cosa state comprando? State veramente... Come? Ci stiamo avvicinando a questo concetto. Quando voi andate a comprare il CD di Vasco Rossi, non è che voi comprate la canzone di Vasco Rossi e diventa la canzone di Andrea Codagno. La canzone è di Vasco. Voi comprate il diritto di poterla ascoltare in casa vostra per divertimento personale. Già se andate in piazza non la potete ascoltare più. Se andate in piazza non la potete ascoltare più perché dovete pagare dei diritti ulteriori. Perché? Perché la canzone è un'idea, un po' come questo software, non si può trasferire, non si può... non può essere passata dall'uno all'altro in maniera definitiva come questo album. C'era un grande personaggio inglese che si chiama George Bernard Shaw che una volta disse una frase sulle mele e sulle idee. È una frase che risale agli inizi del Novecento, quindi quando non esisteva il computer, non esisteva il software libero. Una frase molto carina che ci fa molto gioco. Lui disse: se io ho una mela e Marco ha una mela e ce le scambiamo, alla fine ci ritroviamo con una mela ciascuno, quella dell'altro. Ma se io ho un'idea e lui ha un'idea e ce le scambiamo, alla fine abbiamo due idee ciascuno. Le idee si possono moltiplicare all'infinito. Se io vi racconto una barzelletta che è un'idea, voi potete raccontare questa barzelletta a chi volete, ma non è che mi private della conoscenza della barzelletta. Il software è una mela o è un'idea? È qualcosa che deve essere venduto, del quale io concedo la proprietà di utilizzo, oppure un'idea, come dice lui, cioè qualcosa che va oltre, qualcosa che è patrimonio dell'intera umanità, che fa bene a tutti, che è utile a tutti. Su questa cosa si riflesse a lungo questo personaggio, Richard Stallman, che poi vedete in una delle sue foto migliori, perché è un aspetto che sembra se non incontro con un piccolo di notte se ne scappa. Richard Stallman, a dispetto di questa faccia un po' luciferina, sembra un diavolo, è uno dei più grandi programmatori del mondo, è considerato uno dei 10 più grandi programmatori del mondo. Nel 1983 lui lavorava all'MIT di Boston, lo sapete cosa è l'MIT? È una grande università americana, si trova a Boston, Massachusetts. Lui si trovava all'MIT, lavorava lì come ricercatore, era in un ufficio dove c'era una stampante. Questa stampante veniva utilizzata da tutti i suoi colleghi e Richard Stallman aveva fatto una serie di modifiche a questa stampante. Aveva cambiato il software di questa stampante per fare in modo che finita la stampante mandava un messaggio a chi aveva cominciato la stampa per dirgli guarda ho finito, vai. La stampante si rompe e viene sostituita con questa, non la signorina, ma quella che c'è dietro, che è la stampante. All'epoca una stampante era grande, 3 metri, 4 metri. Questa stampante viene fornita dalla Xerox. Arriva questa stampante, tutti contenti, Richard Stallman chiama la Xerox e gli dice scusate, ci date un attimo il codice di questa stampante, quello che vi ho fatto vedere prima, no? Il sorgente, il codice di programmazione di questa stampante, per rifarci queste modifiche, per smanettarci un attimo, che erano comode, loro servivano. La Xerox gli dice no, tu sei scemo, io ti ho venduto un prodotto completo che è stampante, hardware, più software, il software è mio, il software è una mela. Io te concedo l'utilizzo, ma non ti sto vendendo questa mela. E quindi Richard Stallman non può fare le modifiche che voleva fare. Ora, un'altra persona, come me, come un po' tutti noi, ci saremmo lamentati con i colleghi d'ufficio, con la moglie, con il marito a casa. E Richard Stallman no, ci rimane talmente scottato che comincia a riflettere a lungo su questo discorso della mela e della idea. Addirittura si licenzia dall'MIT. Licenziarsi dall'MIT all'epoca significava rinunciare ad un posto di lavoro tra i più prestigiosi al mondo nel settore dell'informatica e fonda la Free Software Foundation, la fondazione del software libero, e scrive un manifesto, un documento, nel quale elenca tutti i principi del software libero. In particolare, andando un po' a stringere il contenuto di questo manifesto che trovate ancora sul sito della FSF, fsf.org, i principi del software libero sono quattro. Affinché un software sia libero, deve rispettare quattro principi. Se questi quattro principi sono rispettati, sono soddisfatti, il software è libero. Se uno, due, tre, quattro di questi principi non sono soddisfatti, il software è chiuso, è proprietario, non è libero. Il primo, la libertà di utilizzo. Lui la chiama la libertà zero. Un po' perché in informatica i numeri cominciano da zero e non da uno. Un po' perché è una libertà talmente fondamentale che uno si aspetta che
se io scrivo un software almeno fartelo utilizzare, se no lo si può fare. In realtà guardate che anche già oggi questa libertà viene messa un po' a repentaglio. Se voi andate all'Apple Store di Roma, di Bologna, dove volete, e gli chiedete di comprare il sistema operativo, ma cosa, loro vi dicono che non me lo possono vendere perché quel sistema operativo, la licenza di quel sistema operativo dice che può essere usato solo con le loro macchine. Quindi già la libertà di utilizzo, come uno gli pare di fare, già quella. Però diciamo che bene o male la libertà di utilizzo ce l'abbiamo. Questa qui è la prima delle libertà più rivoluzionarie, la libertà di studio, la libertà di poter leggere il codice e di vedere come funziona. Per un programmatore, poter leggere il codice sorgente di un programma è il modo migliore per migliorare le proprie capacità di programmatore. Umberto Eco, se non avesse letto un miliardo di libri, non avrebbe scritto Il nome della rosa così bene. Richard Stallman lo sa benissimo. E lui dice, se noi vogliamo crescere come civiltà, come popolazione, come collettività, come umanità, dobbiamo poter leggere il codice dei programmi. E una volta letto, lo dobbiamo poter copiare come e quando cavolo ci pare. Se io scrivo un programma e lo do a Marco, il programma per risolvere le equazioni di secondo grado, e Marco si accorge che quel programma è fatto bene per lui, Marco deve poter essere libero di condividere questo programma con tutti voi, che magari lo utilizzate anche a scuola, di nascosto, durante l'esame, per risolvere le equazioni. L'idea è quella che se un software, se un'idea fa qualche cosa di positivo per l'umanità, per la collettività, questa idea deve essere condivisa. E se Marco si accorge che quel programma è da modificare perché è scritto male, perché io sono un cane di programmatore, oppure c'è una caratteristica che lui vuole vedere che non ha, che io non ho inserito, lui deve poter essere libero di modificare questo codice e di dare il suo codice modificato. Insomma, quando Richard Stallman esce con queste quattro libertà, è un po' un terremoto, che in un mondo dove tutti vedevano il software come una mela, arriva uno che dice, no, guardate che il software è un'idea. Esatto. Vi piacciono queste quattro libertà? Le condividete? Più o meno. In realtà... Il lavoro del programmatore però dove va a finire? Il lavoro c'è. Il lavoro c'è per il semplice fatto che il software libero non è gratuito. Io non ho detto che il software libero deve essere ceduto, copiato, distribuito gratis. Il software io lo continuo a vendere. C'è questa azienda che si chiama Red Hat e quella cifra lì è quello che quell'azienda ha fatturato l'anno scorso. E questa azienda è attiva solo e soltanto nel mondo del software libero, ha fatturato 1.130.000.000 di dollari. Io che sono un programmatore e sono attivo nel software libero, ci tengo a sottolineare che il software libero si può guadagnare e anche bene, se sei bravo. Perché nel mondo del software libero lavorano i bravi programmatori, non lo dico perché faccio parte, ma perché così. Se io ti do la possibilità di leggere il mio codice, tu puoi andare a vedere per filo e per segno come funziona la mia testa. Se la mia testa funziona male, tu mi licenzi e assumi qualcun altro. Ma nel mondo del software proprietario, voi comprate un software proprietario come può essere Windows, che funziona male, e voi che ne sapete di chi l'ha scritto, perché, come l'ha fatto, perché funziona male? Non sapete nulla. Dietro Windows c'è un'azienda, dietro il mio software ci sono io con la mia faccia. I programmatori del software libero ci scommettono tanto su questo. Quindi non è vero che il software libero è gratuito o non dà spazio al business, ci si fanno un sacco di soldi, perché il software libero non solo è bello ma è anche vantaggioso, nel senso che quei quattro principi, che sono quattro principi molto alti, pieni anche di retorica, c'è molta enfasi sulla collettività, sul fare le cose insieme, vogliamo stare bene, siamo tutti carini, siamo tutti lì. In realtà innescano tutta una serie di meccanismi, se qualcuno di voi si iscriverà in ingegneria o ad informatici, studierà un po' di ingegneria del software, capirà bene questo discorso, ma adesso vediamo un esempio. Questi meccanismi scatenano una serie di fenomeni per cui il software libero tende spontaneamente a migliorarsi. Nel momento in cui io scrivo un programma e do a Marco la possibilità di copiarlo, di modificarlo, di redistribuirlo, le sue modifiche tendenzialmente comportano un miglioramento progressivo del programma. Il motivo per cui il software libero è spesso migliore, più veloce, più performante, più stabile, non c'ha virus, tutte queste belle cose qua, è legato alla presenza di quelle quattro libertà che scatenano questi meccanismi. E questa cosa Richard Stallman la voleva applicare nell'ambito di questo progetto. Richard Stallman dice, abbiamo fatto questa cosa del software libero, non sono pure licenziato, non c'è un lavoro, mettiamoci al lavoro su un progetto per fare un sistema operativo in un kernel che siano completamente liberi. Ora, due parole terrificanti, sistema operativo e kernel.
che diavolo è un sistema operativo e che diavolo è un kernel? Cominciamo da quello facile e approcciamo per esempi. Qual è un classico sistema operativo? Windows, macOS, Ubuntu, Android. Sono sistemi operativi, sono i programmi fondamentali che fanno funzionare il vostro computer o il vostro telefonino o il vostro televisore o la vostra lavatrice o quello che è, qualsiasi cosa che ci abbia un briciolo di elettronica dentro. Il sistema operativo è quella roba che quando parte apparentemente non fa nulla, voi accendete il computer dove avete Windows, vi appare la finestra di Windows, il computer sta lì fermo, è quello che vi permette di lanciare Firefox, di andare su Facebook, di vedere la posta. Al centro del sistema operativo, che è un insieme di tanti programmi, c'è una roba che si chiama kernel. Se voi andate sul vocabolario inglese e cercate la parola kernel, trovate che il kernel è questa roba qua, i fili di noci, la parte interna delle nocciole, la parte più interna di un qualcosa. Il kernel è un programma assolutamente fondamentale, importantissimo, è quello che fa, che lavora a più stretto contatto con l'hardware. Gli elettronici sono abituati a lavorare sul kernel e soprattutto su quello di Linux, che vedremo tra poco. Richard Stallman dice: noi dobbiamo fare un kernel e attorno al kernel ci dobbiamo fare anche un sistema operativo. Una volta fatto quello, finalmente avremo del software libero per poter utilizzare i nostri computer. E lancia quel progetto lì, il progetto GNU. Questo progetto GNU parte nell'84, va avanti piuttosto bene, i meccanismi positivi messi in modo dal software libero fanno sì che questo progetto va avanti e cresce sempre di più. Si arriva nel 1991, dove la situazione è che c'è tutto il sistema operativo praticamente pronto, ma gli manca il kernel. Per tutta una serie di ragioni il lavoro sul kernel loro l'avevano cominciato, però per una serie di motivi che non vi spiego perché ci vuole tempo, il lavoro sul kernel, che si chiamava CURD, andava un po' a rilento. Si sono incartati sul kernel. Mettiamo nel cassetto questa storia del progetto qui. Questi stanno in America, la maggior parte di queste persone qui. In Europa arriva sto ragazzo, Linus Torvalds. Parliamo del 1991. Linus Torvalds era un programmatore, uno studentello dell'Università di Helsinki, che stava preparando l'esame di sistemi operativi, che per chi come me ha studiato queste cose è un esame molto importante. Linus Torvalds era un ragazzetto bravo, in gamba, era un buon programmatore. Per divertimento si mette a scrivere un kernel. Ma così, proprio per migliorare le proprie conoscenze, per prendere un voto più alto all'esame, non è che voleva fare. E lo annuncia al mondo con questo messaggio, che è un messaggio storico, del 26 agosto del 1991, pubblicato alle 2 di notte, 2 e un quarto di notte, l'orario tipico di chi lavora su queste cose. E lui dice: guardate, io sono Linus Torvalds, studio a Helsinki, devo fare sistema creativo, mi sono messo a scrivere un kernel, ma è così, giusto per un po' di sano cazzeggio. Non è che voglia fare chissà che cosa, lui lo dice, è solo un hobby, non è niente di grande professionale come il progetto GNU, che invece è una roba grossa. Ci sto scrittolando, ci sto giocando, è software libero, l'ho rilasciato come software libero, quindi se volete scaricatelo, vedete un pochettino come ho fatto, come non ho fatto, mi proponete qualche modifica, qualche suggerimento. Un sacco di gente risponde a questo messaggio, un sacco di gente scarica Linux, nel giro di un annetto oltre 1000 persone cominciano a lavorare attivamente su questo Linux, che comincia a diventare un kernel serio, altro che solo un hobby, diventa una roba importante. Allora, la situazione dall'inizio del 92-93 era che da una parte c'era GNU, c'era tutto il sistema operativo tranne il kernel, dall'altra parte c'era Linux, c'era il kernel e gli mancava tutto il sistema operativo. Arriva un genio e dice: ma se questi due li facciamo incontrare e mettiamo quei programmi del sistema operativo con quel kernel, tanto è software libero, ci possiamo fare quello che vi fa. Queste persone lo fanno ed esce fuori il GNU Linux, che è un sistema operativo completo fatto dai programmi del progetto GNU più il kernel di Linux. Siccome è software libero, chiunque se lo può prendere e modificare come vuole, può fare le distribuzioni. Da un punto che lui ha installato su a scuola, è un sistema operativo, è una distribuzione, è una variazione di GNU Linux. Io ci metto lo sfondo blu, tu ce lo metti rosso, io ci metto Firefox, tu ci metti Chromium, io ci metto quell'ambiente grafico, tu ci metti quell'altro, io ci metto questi programmi, tu ci metti quegli altri. Ci possiamo giocare come vogliamo. Queste distribuzioni, oggi ce ne sono oltre 300, sono tantissime, ma sono poche quelle realmente importanti, dilagano e arrivano comunque. E arrivano talmente ovunque che, come vi dicevo all'inizio, io accetto scommesse da tutti voi, perché tutti voi avete utilizzato Linux.
se vogliamo scommettere qualsiasi cifra, accetto qualsiasi cifra, la macchina, la casa, il fidanzato, la fidanzata, quello che vuoi. Dove sta oggi Linus? Dove sta? Sta sui telefoni. Chi voglia un telefono con Android? Io. Su Android c'è Linux. Android è una distribuzione come le altre. C'è Linux, ci sono altri programmi del sistema operativo, è personalizzato, adattato, funzionale sul telefonino. C'è Linux. Se qualcuno vi voglia un televisore con Sony, Philips o Samsung o alcuni modelli, il sistema operativo che c'è dentro è Linux. Perché i televisori sono ormai sono dei computer in piena regola, vanno su internet, li fanno mandare messaggi su Facebook, su Twitter. Il lettore DVD, il lettore MP3, le macchine fotografiche, le telecamere, i post, se avete la carta di credito del banco, ma se avete comprato un paio di scarpe, qualcosa, quasi sicuramente quella transazione economica è stata fatta tramite un aggeggino di questi, dove dietro c'è Linux. Però uno dice, vabbè, ma questi sono progetti da massimo qualche migliaio di euro. Questo treno è stato fotografato da un mio amico alla stazione di Tokyo. Si chiama Shukansen questo treno, è un treno ad alta velocità, figo, tutto aerodinamico. Il controllo dei motori, dei freni, dell'aria condizionata, della navigazione, della comunicazione, del wireless di bordo, tutto quanto è fatto da un computer su PC Linux. Quando sarete ricchi e andrete ad investire i vostri risparmi in borsa, e magari nella borsa di Wall Street o anche nella borsa di Londra, sappiate che i computer che gestiscono miliardi e miliardi di dollari di transazioni finanziarie ogni giorno funzionano grazie a Linux. Alla borsa di Londra c'era un'architettura, fino a 3-4 anni fa, c'era un'architettura che era stata sviluppata dalla Microsoft, si chiamava .NET, che però non soddisfaceva. Quelli di Londra hanno detto, sai che c'è, passiamo a Linux. Hanno fatto dei test, sono soddisfattissimi, è molto più veloce, gli permette di fare molte più transazioni e di guadagnare molti più soldi. Se vi è mai capitato di prendere l'aereo, se mai vi capiterà, spero di sì, sappiate che il controllore di volo che sta dando al vostro aereo le istruzioni di quota, altitudine e velocità per non schiantarsi contro una montagna, contro un altro aereo, lo sta facendo sulla base di un schermo come questo, dietro al quale c'è un computer che 99 volte su 100 è Linux. In California, a San Francisco, 10 anni fa, l'amministrazione comunale, per evitare che succedessero pastrocchi come questo, ha messo in rete semafori, corsie, tutto un sistema, un meccanismo, telecamere, rilevatori automatici, eccetera, per gestire il traffico e dirigere il traffico nella città. Tutto il traffico di San Francisco, che non è esattamente un paesino, è controllato da una macchina su cui c'è Linux. Siccome nessuno ha detto che Linux debba essere utilizzato solo per cose buone, perché la libertà di utilizzo è a 360 gradi, 5 anni fa la Lockheed Martin, che è un'azienda attiva nel settore aerospaziale, nautico, fa tante cose, ha vinto una gara d'asta con il governo degli Stati Uniti, con la Marina degli Stati Uniti, per la fornitura di 32 sommergibili nucleari. Nucleari per propulsione e per armamento. Il controllo dei motori nucleari, delle testate nucleari, di tutto quello che c'è a bordo, è fatto da dei computer su cui c'è Linux. E siccome c'ho ancora la scommessa da vincere con voi, se vi è mai capitato di fare una ricerca su Google o di aggiornare lo status su Facebook, di comprare un libro su Amazon, e non mi dite che non l'avete mai fatto, almeno la seconda di queste cose perché ci credo, l'avete fatto tramite una rete di server enorme di queste tre aziende su cui c'è Linux. Google ha una rete di computer, i dati non sono precisi perché Google non li comunica, ma probabilmente Google ha oltre 2 milioni di server sparsi in 40 data center in giro per il mondo, una quantità enorme di computer. Ed è una rete integrata, questi computer funzionano tutti insieme, non vanno ognuno per conto suo. E su questi computer c'è Linux. C'è il progetto di uno studentello finlandese di 22 anni che disse, io mi sto a divertire a fare sta cosa, vediamo quello che succede. Guardate dove arriva. Ieri sera leggevo i dati di Google, sono impressionanti, nell'ultimo quadrimestre Google ha guadagnato, non ha fatturato, ha guadagnato di utile, 2 miliardi e 280 milioni di dollari. 2 miliardi di dollari. Cioè una finanziaria del governo, quindi fanno un quadrimestre. L'avete sentito parlare del bosone di Higgs? LHC. Questo grandissimo anello di 27 km di diametro, il superacceleratore più luminoso e più potente del mondo. Il sistema operativo che ha rilevato, che ha scoperto quella che forse pare essere il bosone di Higgs, è Linux. Nel mondo della ricerca scientifica il software proprietario non si usa, non si può usare. Avete studiato il metodo galileiano a scuola? Qualcuno ve ne ha parlato?
Io dico che esiste la gravitazione universale e faccio un esperimento. Prendo da me, la prendo il computer, lo lancio per terra e vediamo se casca. E se casca secondo la formula che io gli ho dato. Se lei fa l'esperimento e non esce fuori lo stesso risultato, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Tutti quanti dobbiamo essere nelle condizioni di poterlo ripetere in maniera precisa. Se io cerco di scoprire il bosone di X usando il software proprietario, e che ne so che ci sta scritto dentro? Magari ci sta una funzione da qualche parte che in un modo o nell'altro, bene o male, fa uscire fuori che c'è il software, che c'è il bosone di X da quei dati. Nel mondo della ricerca scientifica di altissimo livello, l'unica cosa che si può utilizzare è il software libero. Perché è l'unico che è cristallino e trasparente, che dice chiaro e tondo quello che fa, come lo fa e perché lo fa. E se proprio non vi basta, come esempi, questo giocattolino qui si chiama Sequoia, si trova in Texas, nel Ministero dell'Agricoltura. Su quattro volte che ho fatto sta slide, l'ho dovuto cambiare quattro volte, sicuro, perché ne esce uno ogni tre mesi. Questo supercomputer qui è il supercomputer più potente del mondo. Lo usano per fare calcoli, simulazioni meteorologiche e tante altre cose. Questo aggeggio qua, per chi fa elettronica, questo qua consuma 8 MW di potenza, cioè ne è abbastanza per alimentare tutta fermo e anche qualcosa in più una sera quando fa buio e le luci sono tutte accese. C'ha 1.600.000 processori, non vi dico quanti tera di RAM, è capace di fare una quantità sconsiderata di operazioni al secondo. Come? Sì, svariate tera di RAM. C'è Linux su questo giocattolino. Su sto giocattolino qui c'è Linux. Sapete quello che ha speso il governo degli Stati Uniti per costruire questo giochino che, come vedete, è lungo diverse file di computer? Speso quasi 8 miliardi di dollari. Ma voi pensate che con 8 miliardi di dollari il governo degli Stati Uniti non riusciva ad assumere 1000 sviluppatori dicendogli fammi un sistema operativo preciso, pacciato, questo computer qua che esalta al massimo tutte le sue potenzialità, l'avrebbe potuto fare benissimo. E invece si sono rivolti al programmino di un ragazzo di 22 anni, uno studentesco di 22 anni che 20 anni fa disse io devo fare questo esame, mi sono messo a scrivere sto kernel, vediamo cosa succede, se potete giocare con me giochiamoci. Capite qual è la potenza del meccanismo del software lì? Questa possibilità di copiare, modificare, ridistribuire, copiare di nuovo, modificare, ridistribuire. Guardate che si attiva. E non è soltanto questo supercomputer, c'è un sito che si chiama top500.org, ci potete andare su internet, ci sono le statistiche. Se guardate le statistiche scoprite che il 93% mi pare dei 500 supercomputer più potenti del mondo sono Linux. Non è che lo fa solo lui perché è così, fanno tutti. Scoprite qual è la percentuale di Linux? Zero. C'è stop, c'è proprio competizione, un altro campionato. Insomma, arriviamo alla fine perché è passato già un bel po' di tempo. Intanto ho vinto la scommessa, lui mi piace dei soldi. Come seconda cosa vi rendete conto che il software è importante, appunto. Se voi fate sparire il software dalla faccia della terra, internet è tutto. Tutti i router che stradano le connessioni del vostro browser ai vostri server, tutti quei router lì funzionano grazie a Linux, grazie al software libero. E oggi parleremo di vari esempi di software libero. Che non c'è solo il software libero, c'è anche l'hardware libero che è rappresentato dalla meravigliosa scaffandra di Marco. Poi lui vi parlerà bene di questa stampante. Vedremo un po' di programmi per fare grafica tridimensionale, per fare elettronica, che interessa. Vedremo anche come si installa un sistema operativo, anzi lo vediamo subito. Perché installare un sistema operativo libero è in realtà una grandissima stupidaggine. Spesso si sente gente che dice no, ma lascia perdere lì, è difficile, è roba per ultra professionisti. Non è vero. È una roba piuttosto semplice. Si può dire. E direi che Daniele, facciamo subito l'installazione o vogliamo fare la pausa? Guarda, io penso che vincerei. Basta, c'è un tempo, io lo dico. Io la farei con un cinque con intervallo. Però se volete nel frattempo fare una pausa, la fate. Guarda, dalle 10.45 alle 11. No, io farei le 10.45. Però non è che lo vedo mettere sotto sforzo, nel senso che.
Siete stanchi? C'è qualche domanda? Rimane difficile ricordarlo, un attimo ragazzi, state bene questi numeri, ascoltate questi numeri.
ascoltare questi numeri. Io avevo, e vi giuro, lavoravo prima da gente, fuori di sera, 20 anni grandi, un computer 286 si chiamava, 640 kilobyte di RAM, oggi a voi 24 gigabyte, cioè 640.000 byte, voi 4 miliardi, una velocità di 20 megahertz, voi oggi 3 giga. La disk, non mi ricordo se era 20 megabyte, 10 megabyte, io con quel computer ci facevo, che ci facevo? Video scrittura, non ci navigavo in rete perché evitate la rete di validarli, arrivo del 97 e navigavo con un pochino di potenza questo, ma ci navigavo in rete, ci facevo disegno di schede elettrici, quindi stampati, qualcosa del genere, qualche problema, non so se quel tempo si faceva così. Questo era il 91. A distanza di 20 anni, uno si aspetta che le cose che facevano non sono oggi, le faccio magari un tempo ridotto, senza muovere le mani, leggendo il pensiero. Io oggi, con una macchina che è un Pentium, non so come cavolo si chiama, Core, i3, i5, di potenza di calcolo, superiore a quell'altro, con la lampada miliardi di volte superiore, faccio le stesse identiche cose. Che significa? Significa che il progresso, ragazzi, il progresso non è costruire semplicemente macchine più pesanti e vendere e aumentare il fatturato di questi signori, il progresso è qualcosa di più. Infatti, come abbiamo visto, tutte le cose che sono forse identificabili come un progresso tecnologico, cioè i telefonini, internet, i televisori, infatti, sono cose che effettivamente sono diverse da quelle che c'erano 20 anni fa, funzionano con Linux. Allora forse il vero progresso è pensare software di Linux, perché se rimaniamo regionali, software come entrare, come Windows, non ci sarà progresso per noi, ma solo per chi realizza questo. Perché io veramente vi giuro, io quando ci penso questa cosa qui, rimango il 91, io con il computer faccio le stesse cose che faccio oggi, cioè internet, ma a livello lavorativo io utilizzavo un programma che si chiama Orca, è uguale, fa le stesse cose, tempo, qualche secondo guadagnato. Prima quando compiamo il 5 sabato che 30 secondi oggi ne mette 20 secondi. Diana, chi è Diana? Allora, adesso vediamo perciò come si fa a mettervi sul computer, d'accordo? No, oh, Windows sono ce lo lasciamo. Come si va a mettere il Windows? Allora, poi alle 10 allora, noi facciamo l'installazione, poi prima che suoni la campanella vi do, se è permesso stare sotto la barra, così pregate quelli che stanno prendendo il recupero, siete avvantaggiati oggi. Cioè non vi preoccupate per la diretta, c'è state prima che ricordate, magari ci sono le prima, d'accordo? Però facciamo la ricreazione. Sì, la fate, però mi raccomando, alla fine della ricreazione puntuali qui, altrimenti io ho i nomi e divento assente. Noi abbiamo la sigla di classe, via email da un'altra parte, pensate l'utilizzo, io posso inviare
ci mandate le email, bene o male, risolviamo un po' un sacco di problemi.
Per scaricare Ubuntu, la cosa migliore da fare è andare su questa pagina. Vedete che adesso c'è in home page da un mesetto circa questa roba, perché Ubuntu è stato adattato a funzionare anche sui telefonini al posto di Android, in pratica, c'è un'interfaccia molto carina, una bella scommessa pesante, quindi insomma c'è questa roba dei telefoni, ma ovviamente Ubuntu nasce nell'ambito dei desktop. Il link per scaricarlo è qui sotto, prima era in home page, adesso la novità è Ubuntu per telefono, quindi bisogna sponsorizzare questo. Qui vedete che potete scaricare le tre versioni disponibili, quella per le cloud. Sapete che cos'è una cloud? La nuvola. Più o meno, abbiamo un po' di tempo. Qui c'è una versione che serve per le grandi macchine. Sei qui, quella per i computer che piacciono a noi, quelli che utilizziamo noi nella pentesta. L'ultima versione è la 12.10, andate qui. Se volete aprire il portafogli e date dei soldi, non è obbligatorio ovviamente. Ubuntu ha tanti modi per, diciamo, per guadagnare, tra virgolette, per fare un pochino di soldi, uno di questi sono le donazioni. Ma è anche la rete dell'università, per caso? Quando? Come? Quando? Gli spazi sul disco? 2-3 giga. Molto poco. Quando va è molto più fluido di XP. Quindi sono un po' del 2005, è quello che, sto utilizzando adesso, che questo che sto utilizzando adesso è un fratello. Adesso, al di là del fatto che la rete è un po' intartata e quindi non si apre, una volta che voi cliccate su parte il download della ISO, quello che voglio ottenere, ecco, adesso si apre. Abbiamo i proxy, ci portano su poco. Può darsi, ma tanto in realtà ci servirà per poco la rete. Qui se volete donare qualche cosa al progetto per vari scopi, non date nulla e il download parte automaticamente. Una volta che il download è partito, adesso non lo faccio avviare perché appunto c'è il proxy ed è così, quello che ottenete è questo file qui, che è una ISO. Una ISO di un'immagine, l'immagine del CD, anzi del DVD in realtà, perché questa immagine è più grande di un CD, ci vuole. Che voi potete o copiare su una chiavetta se volete, ma ci vuole un programma particolare se avete Linux che è un DVD. La cosa migliore che potete fare è masterizzare il DVD e poi avviate il computer del DVD, riavviate il sistema operativo, se avevate Windows o qualsiasi altra cosa lo riavviate. Il computer deve partire dal DVD, non deve avviare Windows, perché questa roba qui non è un programma per Windows, è un rimpiazzo di Windows. Windows non parte proprio, è un killer di Windows. Su questo computer adesso c'è Ubuntu in esecuzione, vedete che c'è pure scritto di sopra. Non è che questo è un programma che sta sopra Windows, questo è un programma che è un rimpiazzo di Windows. Ad ogni modo, una volta fatto il DVD, voi lanciate il DVD e parte il sistema operativo. Ora, io nel volervi far vedere l'installazione, non posso farlo perché se lanciassi l'installazione dovrei riavviare e perderemo il collegamento con il video, quindi utilizziamo una roba meravigliosa che sono le macchine virtuali. Sapete che cos'è una macchina virtuale? Il concetto di macchina virtuale è questo: sul computer ci può essere un solo sistema operativo di esecuzione, o è Windows, o è Ubuntu, o è MacOS, o è Debian, Linux, per altro. Ci possono essere delle ragioni per cui io voglio avere più sistemi operativi in esecuzione. Quasi tutti i grandi server sono delle macchine virtuali. Ma come si fa? Si utilizza un programma come questo che si chiama VirtualBox. Ed è un gestore di macchine virtuali. Questo programma inganna il sistema operativo che io voglio avviare e gli fa credere di essere l'unico sistema operativo in esecuzione sul computer. In realtà non è vero, perché sotto c'è Ubuntu. E io magari sopra voglio eseguire Windows, Debian, Ubuntu e altro. Questo inganno qui della macchina virtuale mi permette di eseguire il sistema operativo come se fosse un programma chiuso dentro una scatoletta. E il sistema operativo che viene eseguito ignora completamente che fuori c'è già tutto qualcos'altro in esecuzione. Si usa per tante cose, ci si fanno un sacco di robe. Noi oggi lo utilizziamo per vedere come si fa l'installazione di un sistema operativo. Quando io adesso clicco lì su Start, viene avviata quella macchina virtuale, si chiama Ipsia, che ho creato appositamente per questa giornata, ed è come se io avviassi un computer proprio dalle basi, dalla radice. Che cosa succede quando parte un computer con Ubuntu? Esce una bella schermata viola ed esce la richiesta di scelta della lingua. Qui è come se uno avesse premuto il pulsante del computer e fosse partito il computer. Non è partito Windows, qui Windows non c'entra nulla. Siccome siamo italiani, mettiamo italiano, dopodiché possiamo scegliere tra le prime sue opzioni, le altre tre trascuriamo perché non ci serve.
installo un punto o lo provo senza installarlo? Che significa provare un punto senza installarlo? Dimenticatevi della storia della macchina virtuale, perché adesso questa storia della macchina virtuale non c'entra più nulla, era soltanto per spiegarvi perché vedete tutta questa roba strana. A differenza di altri sistemi operativi come Windows, Ubuntu può essere avviato in modalità light, si chiama, senza installare nulla sul computer. Io non tocco nulla sul computer, lo provo e vedo se funziona, se c'è tutto a posto, eccetera. Una volta che mi sono assicurato che la scheda grafica funziona, la scheda wireless funziona, la internet funziona, eccetera, posso installarlo. E infatti noi gli diciamo di avviarsi senza installarsi per adesso, poi lo installiamo successivamente. Ubuntu parte. La versione live è un pochino più pesante perché deve fare delle robe in più. La macchina virtuale è ulteriormente più pesante, quindi non vi aspettate delle grandi performance, si può bloccare un pochino, inchiodare, anzi è normale perché è una roba che per il processore è abbastanza pesante. Questo che vedete qui dentro, qui, è la Ubuntu che io ho avviato come macchina virtuale, che ignora completamente che fuori c'è già un sistema operativo in esecuzione. Lui pensa di essere il padrone assoluto del computer, in realtà c'è questo inganno di mondo. Ignorate anche il fatto che qui ci sono delle barre di scorrimento e il problema è legato alla risoluzione del proiettore che è un po' bassa e quindi non c'è all'interno di questa macchina virtuale l'unico problema che abbiamo è che non c'è a disposizione internet, perché c'è il proxy, c'è tutto il casino della rete dell'università. Se non ci fossero questi problemi andremo su internet tranquillamente. Questa macchina virtuale voi la potete utilizzare come meglio credete. Per esempio potete scriverci un documento, copiarvelo su una chiavetta, chiudere Ubuntu e non avete installato nulla sul computer, vedete che qui LibreOffice parte tranquillamente. Dando per scontato che diciamo che volete, che siete soddisfatti, che volete lanciare l'installazione, appena LibreOffice si chiude, vedete che un pochettino è un po' affaticato perché è una live dentro una macchina virtuale, quindi è un po' pesante. Quello che dovete fare è lanciare il programma di installazione, che è questa roba qua, installo Ubuntu 12.10. L'installazione di Ubuntu è facilissima, dovete premere un sacco di volte avanti e basta, non c'è da fare quasi nulla. Andate avanti, la lingua ovviamente è l'italiano. Qui lui vi chiede di installare gli aggiornamenti, una volta che noi rilasciamo Ubuntu qualche nei giorni successivi vengono fatti degli aggiornamenti per correggere bug, per fare delle robe. Siccome adesso non abbiamo internet a disposizione, quella opzione non è selezionata, quindi lo ignoriamo. Se siete connessi a internet è meglio perché si scarica la lingua, si scarica la lingua, una serie di cose aggiornate. Andate avanti. Questo punto qui è l'unico punto un po' critico, perché in questo caso, essendo una macchina virtuale, lui non trova nessun altro sistema operativo, perché lui non sa che fuori c'è Ubuntu, quello è un mondo che lui non conosce, e quindi vi dice io installo Ubuntu direttamente, tanto qui non c'è nulla. Se voi avete un altro sistema operativo, come per esempio Windows, vi esce un'opzione che vi dice mantieni Windows e installa Ubuntu a fianco a Windows, e c'è un altro che dice togli di mezzo Windows e installa soltanto Ubuntu. La soluzione migliore probabilmente per voi è la prima. È possibile avviare i due sistemi operativi non contemporaneamente ovviamente, ma quando avete bisogno di Windows avviate Windows, quando volete giocare con Ubuntu o fare cose serie con Ubuntu utilizzate Ubuntu. Lui si occupa automaticamente di ricavarsi uno spazietto sull'hard disk, si installa lì, non sfascia nulla, Windows non lo tocca, non vi rovina niente, non perdete file, non succede nulla. In questo caso ovviamente Windows non c'è, quindi lui non lo trova e le altre opzioni le potete ignorare, tanto sono cose più da professionista. In questo momento l'installazione parte e lui comincia a caricare i file, tanto c'è già tutto l'indispensabile per capire quello che deve fare. Ha capito automaticamente che ci troviamo a Roma, o meglio, il fuso orario di Roma, non vi dico qual è la magia per capire come si fa a sapere che siamo in Italia. Ha riconosciuto anche la tastiera, che è quella italiana, quindi un'altra volta cliccate avanti e niente di nuovo. Solamente sulla parte quando riesci a installare. Sì, solo lì bisogna fare attenzione perché se tu mi quell'altro ti toglie di mezzo Windows senza pietà e lo fa anche quando non c'è. Non si la scelta iniziale lo fa anche. Com'è? La scelta si aprirà una finestra, no? Dove ci riceverà chi di scegliere quale sistema avviare, non come installare. Sì, 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 sì. Di default parte se tu vuoi avviare Windows premi la freccia in basso, esce ad evidenza la parola di Windows, dopodiché
di domande non difficili. Il vostro nome, il mio nome, Angelo. Il nome del computer, tutti i computer Linux, in realtà ormai alcuni di Windows hanno un nome, lui automaticamente prende il vostro primo nome e poi ci attacca a VirtualBox perché lui riconosce come computer che c'è VirtualBox, perché lui sta all'interno di questo, di questa scatoletta. A me non piace questo nome, lo chiamo Y. Come nome utente, lui scrivo quello che uso sempre, la password non ve la dico. Ho scelto una password che è discreta, perché tanto questa è una macchina che poi tra due ore butterò via. Se ci mettete 1, 2, 3, 4, 5, 6 come password, vi dirà che è troppo semplice e non ve l'accetta, dovete mettere qualcosa di più serio. Sotto potete scegliere se fare come su Windows, credo che parte automaticamente, oppure se scegliere a mano l'utente. Una delle cose belle di Ubuntu è che ci sono, c'è la possibilità di avere più utenti. Voi avete il computer di casa, lo usate voi, mamma, papà, nonna, il gatto, il cane. Se volete potete fare un account per ognuna di queste persone. Voi, come la stessa cosa? Credo di sì, anche se quando sono peggio perché c'è più un po' più di mescolamento, un po' più di zozzo. Però adesso sì, adesso ormai lo fa anche Windows, da, credo da Windows. Ad ogni modo abbiamo fatto queste impostazioni, diciamo di andare avanti. Prosegue l'installazione, c'è questo slideshow che vi spiega un po' tutte quante le novità che ci sono in quest'ultima versione. Questa qui è una cosa che è il center che vi permette di installare i programmi, questo lo leggerò abbastanza a lungo. Programmi per gestire le foto dalla vostra macchina fotografica, c'è un programma che si chiama Shotgun e poi GIMP di cui vi parlerà Marco. Sta famosa cloud, le cloud sono una novità recente che in pratica vi permette di... praticamente funziona così. Immaginatevi di mettere insieme una centinaio, un migliaio di computer. Questi computer lavorano tutti quanti insieme in maniera coordinata e condividono tra di loro la potenza di calcolo, lo spazio sul disco, eccetera. Voi vedete un unico computer, ma in realtà lì dentro ci sta tutta una nuvola appunto di computer che lavorano insieme. Che cosa ci si fa con le cloud? Ci si fa un sacco di robe, per esempio si sfruttano per fare dei calcoli pesantissimi, perché quel calcolo viene distribuito tra tutti questi computer della cloud e quindi si velocizzano molto le cose. In alternativa, la cloud può essere utilizzata per salvare dei dati. Siccome appunto sono tanti computer con tanti hard disk e quindi il totale dello spazio sul disco è enorme, voi ci potete mettere la musica, le canzoni, i file, la posta, quello che volete. Ubuntu di default, intanto è andato avanti, Ubuntu di default ha una cloud che si chiama Ubuntu One, che è sincronizzata anche con il vostro telefonino. Quando io faccio una foto con il mio telefono, quella foto viene copiata sulla cloud di Ubuntu e quando accendo il computer me la scarica automaticamente e ce l'ho sul computer. Ci sono tutta una serie di funzionalità di questo tipo e funziona tutto sopra. La musica, ci sono alcuni programmi per la riproduzione di file musicali. Ci sono una serie di programmi molto carini per gestire i social network. Se voi siete iscritti su Facebook, immagino che lo siate, se voi comunicate il fatto, ad un punto, il fatto che voi siete su Facebook, quando vi arriva un messaggio, qualcuno vi tagga, esce in alto un quadratino che vi notifica in anteprima che Marco dice mi ha menzionato, mi ha taggato su Facebook, per Twitter e per un sacco di altri di social network. Il browser di default è Firefox, è lo stesso che c'è per altri sistemi operativi che funzionano magnificamente bene, ma ce ne sono anche degli altri. LibreOffice, che è il programma per fare le documenti, quali di fatto, presentazione, eccetera, cioè la presentazione che io vi ho fatto vedere qui è fatta con LibreOffice per esempio. Tutto quello che riguarda la personalizzazione e poi se ci sono delle domande, se ci sono dei problemi, lì ci sono un po' di link al sito che potete andare a chiedere aiuto. Mentre finisce di fare l'installazione, dipende un po' da quanto è veloce il computer, dalle condizioni, qui ci mette un po' di tempo in più perché ripeto, siamo dentro una macchina virtuale, quindi è un po' più pesante. Vi spiego la questione dei pacchetti, perché prima vedevate che si parlava di questo software senior. Che diavolo è il software senior? Allora, nel mondo di Windows, se voi vi dovete installare un programma, diciamo VLC per dire, no? È un programma per vedere i filmati, anche per sentire la musica.
Voi dovete andare sul sito di QLC, scaricarvi l'eseguibile, lo copiate sul desktop, lo avviate, rispondete ad un po' di domande, magari alla fine dovete pure riavviare il computer, eccetera. Lo dovete farlo voi manualmente. Dalle nostre parti, la stragrande maggioranza del software che trovate è software libero. È solo software libero, vi ricordate la terza libertà, c'è la possibilità di ridistribuirlo. Questo che cosa significa? Significa che Ubuntu, come anche altre distribuzioni, ma questo vale nel nostro caso, che è quello che ci interessa visto che stiamo installando Ubuntu, Ubuntu ha un grande server da qualche parte in giro per il mondo, in realtà ce n'è in tante parti del mondo, ma il succo non cambia. C'è questo grande server dove sono presenti tutti quanti i software liberi più usati, più famosi e più diversi. Se voi volete installare QLC, non andate sul sito di QLC, vi trovate l'eseguibile, ve lo scaricate, bla bla bla. Aprite un programma che è il Software Center, e questa icona qui. Questa con il sacchetto, con il sacchetto della spesa. All'interno del Software Center cercate QLC, vi esce, cliccate installa, lui automaticamente se lo tira giù, se lo configura, lo prepara, mette l'icona sul launcher e voi lo potete vedere. Per la stragrande, per il 99% dei software che uno utilizza, nel mio caso il 100% dei software che utilizzo, non c'è bisogno di andare a scaricare le robe in giro per il mondo, che poi andate sui siti falsi, scaricate le robe con i virus, le zozzerie, queste barchette. Dalle nostre parti si fa tutto tramite il software center ed è molto più veloce.